Ciao ragazzi, prima di iniziare il video voglio invitarvi ad iscrivervi al canale e attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nuove pubblicazioni. Seguimi anche sugli altri social come Instagram, Facebook e il canale Telegram, dove riceverete i feed istantanei dei nuovi video. Inoltre, se vi sono capitate esperienze macabre o inquietanti, capitate sui vari social o in altri ambiti, puoi inviarci la tua storia all'indirizzo email che troverai in descrizione, così ne verrà fatto un video. Un giorno marinai la scuola per andare in un negozio in zona San Giovanni, specializzato in articoli su spiritismo e occultismo. Dai semplici manuali agli oggetti più particolari. Entrai lì con un mio amico e chiedemmo senza peli sulla lingua di poter comprare una tavola Ouija per fare una seduta spiritica. La donna, però, stupefatta, rispose che le stavamo chiedendo qualcosa di troppo rischioso, dato che lei, dopo anni e anni di studio, non aveva mai avuto il coraggio di farlo. Essendo un procedimento molto complesso, tanto nella fase dell'apertura della porta con l'altro mondo, quanto nella chiusura, citò testuali parole. Aprite una porta e poi manco la sapete chiudere. Ti anticipo che avremmo dovuto davvero darle ascolto, ma non lo facemmo. Ci consigliò piuttosto di comprare dei libri di testo per imparare la materia. Il libro l'abbiamo comprato, ma non è stato mai aperto. Non sapendo come altro fare, cercai delle guide tra i vari forum e trovai informazioni dettagliate sia su come disegnare la tavola, sia su quali formule recitare per il rituale. Fatto ciò, sentii i miei amici Lorenzo e Andrea per andare a casa di quest'ultimo e fare una prova. La casa del mio amico Andrea si trova a meno di un'ora da Roma, in una zona con costruzioni recenti, circondati da grandi spazi verdi. La cosa più bella di dove abita è che oltre l'abitazione principale c'è anche, ad una trentina di metri di distanza, una dépendance rettangolare, dove una delle due pareti più lunghe è tutta in vetro e affaccia sul giardino. Ed è proprio qui che abbiamo eseguito il tutto. Ci sedemmo al lato del tavolo in modo da essere abbastanza vicini durante il procedimento, avendo a sinistra l'angolo cottura e davanti a me la suddetta vetrata con vista. Lorenzo di fronte e Andrea alla mia destra. Presi la scatola del gioco da tavolo Cluedo e la capovolsi, sfruttando la base di cartone per disegnarci con un pennarello nero le lettere, i numeri e le parole sì e no e goodbye per comporre la tavola Ouija. Spente tutte le luci tranne quella della lampadina al nostro fianco, poggiammo un bicchiere di vetro sottosopra al centro della pseudo tavola e poi ognuno mise la propria mano sopra. Iniziammo il rituale. Ci tengo a sottolineare che per nessun motivo bisogna togliere la mano dal bicchiere per non rompere il legame di energia che usiamo. Non cito tutta la formula per evitare emulazioni. Era fine agosto, non tirava un filo di vento, eppure sentivamo chiaramente tutti e tre il fruscio dell'erba in giardino, come se fosse una leggera folata, ma in realtà sembravano dei passi lenti e decisi che si avvicinavano in direzione della porta d'ingresso della vetrata. Era forse entrato qualcuno? Avevamo tutti gli occhi puntati verso la porta, ma a quanto pare quel qualcuno aveva già fatto qualche passo in più, perché proprio all'interno di uno sportello della cucina sentimmo un tonfo fortissimo. I nostri battiti arrivarono alle stelle e le nostre mani tremavano talmente tanto da aver difficoltà a tenerle sul bicchiere. Decisi di violare però la regola sopracitata e mi alzai di scatto per andare a vedere che cosa fosse successo. Spaventatissimo, ma incuriosito, aprii lo sportello della stoviglie
e mi accorsi che uno dei bicchieri di vetro si era rovesciato ed era finito dalla parte opposta in cui l'avevamo lasciato, come se qualcuno l'avesse colpito. Lo rimisi a posto e mi girai verso i miei amici per andare a sedermi. Ma proprio in quel momento sentii sulla spalla una mano, come se qualcosa mi avesse toccato. Cominciai a correre verso i miei amici, urlando di sentirmi seguito, sentendo ancor più forte su di me una pressione più percettibile. Mentre i miei amici erano pietrificati e non sapevano come aiutarmi, mi sedetti rapidamente al mio posto, appoggiai la mano sul bicchiere per recitare al più presto la formula di chiusura, ringraziando lo spirito per la sua apparizione. Quella notte non riuscimmo a chiudere occhio. La mattina seguente, io e Lorenzo andammo via ancora scossi, mentre Andrea, nei giorni successivi, ci disse che non gli accadde più nulla e questo lo confortò. Andrea però raccontò qualche mese dopo la storia alla sua ragazza, Martina, che, stupita dal racconto, chiese di farla insieme a lui. Il problema era che Andrea, di quella notte, ricordava solo la formula di apertura e aveva totalmente rimosso quella di chiusura. Facendo il tutto a nostra insaputa, una notte ripresero la pseudotavola e ripeterono la prima formula, ma a quanto pare non si mosse nessun bicchiere. I due desistettero e si alzarono dal tavolo senza chiudere il rito. Dopo neanche un minuto, cominciarono a sentirsi dei passi sul soffitto, come se qualcuno ci fosse salito sopra. Allora i due ragazzi, spaventati, uscirono dalla dependenza e non ci rientrarono per alcuni giorni. Nel frattempo il padre di Andrea notò proprio la mattina successiva che si sentivano dei colpi a sua detta sul soffitto, ma Andrea disse di non saperne nulla e di non averli mai sentiti prima di allora. Come dicevo, qualche giorno dopo, i due rientrarono sperando di non sentire più nulla, ma dopo qualche minuto passato a chiacchierare, ricominciarono i suddetti passi. Al che Andrea, spaventato e irritato dalla situazione, gridò alla fidanzata di bruciare la tavola per liberarsi di quelle anomalie. Ma proprio quando finì di pronunciare quelle parole, sentirono dei colpi fortissimi, come se qualcuno stesse prendendo a pugni le pareti. I giorni seguenti furono un inferno. Sembrava una maledizione, come nei film. Per fortuna Andrea si ricordò poi del forum di cui gli avevo parlato e della formula di chiusura. Raccolte tutte le informazioni, rientrò assieme alla ragazza per recitare finalmente la formula che avrebbe chiuso per sempre la vicenda, scusandosi immensamente per il disturbo arrecato allo spirito. Proprio quando recitarono la formula, sentirono gli stessi passi allontanarsi, fino a che il silenzio non tornò a regnare sovrano.